Buongiorno, siamo con il dottor Maurizio Petrarca. Buongiorno dottore, grazie di essere con noi. Siamo nell'ambito del primo congresso mondiale sull'analisi del movimento. Dottore, ci racconta un po' come è nato questo progetto assolutamente impegnativo che l'ospedale Bambino Gesù ospita in questi giorni a Roma, e sicuramente il confronto di esperienze molto diverse vi dà la possibilità anche di una gittata sul futuro. Vediamo un po' cosa è nato da questo progetto. La ringrazio molto per questa domanda. In verità questo progetto nasce dall'impegno di molti giovani ricercatori che da anni collaborano con noi all'interno del laboratorio di analisi del movimento del Bambino Gesù, e che ne hanno permesso una crescita da un punto di vista scientifico, non solo dal punto di vista delle applicazioni e dell'attività clinica, che ci ha permesso di strutturare e realizzare tutta una serie di contatti a livello internazionale che hanno proiettato sia il laboratorio ma anche le strutture con le quali siamo venuti in contatto all'interno di nuove realtà. Per esempio, da questi contatti, oltre a questa conferenza che sta permettendo a giovani ricercatori italiani di incontrare tutte quelle che sono le realtà più significative in questo ambito, ha permesso anche la realizzazione di un progetto, di un grande progetto europeo di cui proprio l'ospedale Bambino Gesù è capofila, che ha l'intenzione di modellizzare la patologia in diversi settori per mettere a punto in modo più efficace e migliore le terapie e i trattamenti, ma ha anche favorito in qualche modo la realizzazione di master universitari su questi argomenti, su questi temi, cioè su come si può studiare il movimento in condizioni patologiche, e quindi su come si possono studiare le terapie che vengono messe in atto e su come si può valutarne gli effetti. Un progetto e un processo che nascono e vivono proprio di questo tipo di collaborazioni. Dottore, su quali patologie vi siete concentrati in maniera particolare, soprattutto in ambito pediatrico, visto che voi vi occupate in particolar modo dei bambini? Noi siamo un reparto di neuroriabilitazione pediatrica, quindi ci occupiamo soprattutto di bambini con trauma cranico o di bambini con danno cerebrale. Vediamo ovviamente anche bambini con lesioni midollari, e vediamo anche bambini con disturbi neuromuscolari. Quindi ci rivolgiamo a un largo settore di disturbi del movimento che rappresentano per noi una sfida particolarmente seria e importante, perché come controlliamo il movimento e come sia possibile apprendere in condizioni patologiche è uno degli temi e degli argomenti ancora non molto ben noti. Non a caso la conferenza è aperta da una lezione proprio sul motor control. Bene, allora la lasciamo tornare ai lavori del congresso. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Buona Arrivederci, giornata. Buona giornata. Cosa ci propone l'analisi del movimento oggi? Sì, è il primo congresso che raccoglie specialisti da ogni parte del mondo. È stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione della società italiana e quella europea di analisi e movimento, e poi è stato aperto a tutto il resto del consesso scientifico mondiale. L'analisi e movimento, che è questa capacità di avere in automatico dei dati di tipo oggettivo su quelle che sono le componenti di cinetica e cinematica del movimento, e questo ha cambiato la riabilitazione, perché la riabilitazione ha avuto una fase empirica in cui era più soggettiva la valutazione. Poi sono arrivate le scale di valutazione, che però hanno sempre una componente soggettiva, mentre invece i sistemi analisi e movimento, pur con alcuni limiti, ma parliamo di limiti nettamente inferiori rispetto a qualsiasi altra modalità di valutazione, consentono una obiettività della valutazione del movimento, di qualsiasi movimento, dalla stazione retta al cammino, all'uso dell'arto superiore e così via. Analisi e movimento quindi ci ha consentito di avere una riabilitazione che è andata nella direzione dell'evidence-based medicine, e quindi di avere dei dati a supporto sia delle scelte cliniche di tipo terapeutico, chirurgico, farmacologico, riabilitativo, sia anche dei dispositivi che usiamo quotidianamente, ortesi, ausili, splint, eccetera, eccetera.
Un ulteriore contributo significativo è stato nell'ambito della robotica, perché l'analisi del movimento ha consentito di capire di più i meccanismi di controllo e quindi anche creare degli algoritmi che poi hanno permesso di realizzare dispositivi robotici per la riabilitazione del movimento o anche per la sostituzione di alcune funzioni, come per esempio il cammino quando non è più, diciamo, emendabile per l'entità della lesione. Pensiamo ai paraplegici che hanno una lesione completa del sistema nervoso, del sistema spinale, del midollo spinale. E questo congresso fa il punto su tutti questi aspetti, l'analisi del movimento, l'applicazione clinica, gli sviluppi ultimi della tecnologia e della robotica, nell'interesse finale di comprendere sempre di più come il nostro cervello controlla il movimento, cosa succede quando c'è un danno in uno dei sistemi di controllo del movimento e quali nuove teorie si possono formulare per aiutare i pazienti a recuperare il più possibile le funzioni perse. Professore, su quali patologie vi siete concentrati? Ma il nostro è un ospedale pediatrico, quindi ovviamente da parte nostra l'età evolutiva rappresenta l'ambito di azione privilegiato, ma in questo congresso ci sono specialisti che si occupano di qualsiasi tipo di patologia, di adulti, soprattutto sono colleghi che si occupano dell'analisi del movimento di soggetti adulti con esiti di ictus, con esiti di malattie demielinizzanti come la sclerosi multipla, piuttosto che di malattie neuromuscolari, piuttosto che di robotica per il supporto del controllo motorio di soggetti che hanno avuto una lesione del sistema centrale di controllo. Ecco. Professore, in conclusione sappiamo che parte una crowdfunding per un nuovo robot, per qualcosa che possa fare ancora un passo in avanti. L'ultima volta che ci eravamo incontrati avevamo parlato di regali da Babbo Natale, questo potrebbe essere, o ce lo racconta un po'? Sì, il nostro fundraising ha aperto questa campagna che ha come tema "Il prossimo passo lascerà un'impronta", che ha proprio richiama questo dispositivo robotico su cui stiamo lavorando in collaborazione col Dipartimento di Meccanica dell'Università Sapienza di Roma e poi suo Paolo Cappa, che è l'ordinario e che è il nostro collaboratore da tanti anni con il suo team di ingegneri. Il dispositivo è un dispositivo indossabile che si può applicare a bambini molto piccoli, a partire dai 2-3 anni. Da questo punto di vista è stato molto importante lavorare sul contenimento dei pesi. Questo dispositivo è un dispositivo che pesa meno di 3 kg, attorno a 2,5 kg, e diciamo orienta, facilita e controlla lo schema di movimento dell'arto inferiore del bambino durante l'esecuzione, e quindi deve essere un dispositivo che si adegua istante per istante a quello che fa il bambino, quindi è sensorizzato, è una serie di sistemi di controllo. Noi pensiamo che possa essere un dispositivo con una doppia finalità: una, quella di riabilitare il bambino, cioè dargli uno schema di controllo corretto che nell'uso, magari per qualche mese o un anno, può in qualche modo aiutare il suo cervello a sviluppare delle modalità di controllo più evolute, più vicine alla norma. E l'altro invece è quella di sostituire, in caso non fosse possibile poi arrivare a un controllo migliore del cammino, una parte più o meno considerevole del sistema di controllo danneggiato da parte del bambino. Quindi una sorta di ortesi attiva che si adegua a quello che fa il paziente. E questa è la parte più difficile, perché rispetto all'adulto il bambino fa quello che vuole, quindi se vede un gioco cambia direzione, velocità, si ferma, si china, quindi il sistema deve essere in grado di accorgersi e di fare quello che serve, onde evitare di farlo cadere o di creare delle possibilità di pericolo. Certo. Quindi insomma è anche una grossa sfida, sì, è una grossa sfida, perché la parte informatica, la parte di controllo è una delle cose più difficili da ottenere per noi. Bene, allora professore, la ringraziamo e alla prossima sfida. Grazie, buona giornata, grazie, buon lavoro. Arrivederci.